Buonasera, sono Alberto Coni, il presidente dell'Associazione Casa Natale Antonio Gramsci di Ales. Siamo qui per presentarvi questa mostra che è diventata itinerante. La mostra riporta praticamente i quadri che sono stati prodotti dai detenuti delle carceri italiane. È un concorso che nasce, siamo alla seconda edizione, nasce 2 anni fa e abbiamo pensato di voler distrarre dalla quotidianità i detenuti chiedendogli di fare un qualcosa che ci permettesse appunto di accomunare Gramsci ai detenuti, insomma. Per cui abbiamo chiesto loro di vedere Gramsci nel modo in cui forse Gramsci stesso si sarebbe visto e nello stesso tempo togliere, appunto, distraendosi per un'ora, un giorno, una settimana dalla quotidianità della cella per produrre un qualcosa che potesse permettere anche a loro di evadere un po'. Molti hanno forse interpretato e basta come, ecco, questi quadri che qui riproducono l'effigie di Gramsci, che quindi molto probabilmente è nata dall'esposizione di un ritratto di Gramsci e poi loro hanno riprodotto secondo la loro maniera appunto il volto di Gramsci. Però ce ne sono altri che invece hanno chiesto del materiale e quindi si sono documentati e hanno creato appunto dei disegni che a mio parere sono anche molto interessanti e parecchi sono anche artistici, insomma, si vede che sono prodotti da persone che conoscono anche l'arte, non solo il modo di disegnare e basta.